Gentili amici telespettatori, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8. Oggi è martedì 18 novembre. Andiamo ad aprire la nostra edicola, come di consueto, dando uno sguardo ai titoli sulle prime pagine dei principali quotidiani. Partiamo proprio dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Si dimette l'almetrangolo. Boss politica, l'indagata lascia la presidenza del Consiglio di Squinzano. Gli sviluppi dell'inchiesta, domani vertice in prefettura con Cataldo Motta all'esame l'ipotesi scioglimento. La statale contestata, anche progetti e costi nell'inchiesta sulla 275, oggi tavolo con ANAS. Auto di prefettura e provincia, così fanno a Roma, così a Lecce. Il diverso destino di Palazzo Valentini e Palazzo dei Celestini. Vedete il confronto nelle foto. Ci sono auto parcheggiate all'interno dell'atrio di Palazzo dei Celestini a Lecce, mentre è completamente vuoto dalle auto Palazzo Valentini a Roma. Ingegnere morta in azienda, 3 anni ai titolari di Adelchi. La donna precipitò da un capannone durante un sopralluogo. Otranto Porto Badisco, tragico scontro tra auto e scooter, pensionato perde la vita. E poi Lisufi da luglio senza guida, battaglia sull'erede di Sturlese. Oggi il Senato accademico decide se rifare il bando. Il confronto primarie in TV vince il fair play. L'intervista a Pittella, il petrolio non va criminalizzato. L'inserto lavoro, come ogni martedì all'interno del quotidiano, negozi e Banca Italia, raffica di assunzioni. La lettera, 4 prof in un mese, se questa è la scuola, accade nel liceo scientifico Banzi di Lecce. E poi l'intervento di Federico Massa, basta demagogia, porto turistico e TAP, opere da realizzare. L'imprenditore è sempre più ostaggio della burocrazia, nell'articolo di Nicola Delle Donne. E ora passiamo alla prima pagina della Gazzetta di Lecce, questi titoli. Il petrolio della Lega Araba finanzierà l'Università Islamica. Il presidente di Confime svela chi investirà nell'operazione e indica 2 nuovi siti alternativi dopo che è saltata l'ipotesi dell'ex manifattura tabacchi. Ultimatum al comune, se non avremo segnali andremo altrove, ci sono 5 città del sud pronte ad accoglierci. Ben venga la tolleranza, ma deve essere reciproca, nel commento di Gianni Donno. Maglie Leuca, incontro all'ANAS, i deputati tentano di sbloccare i lavori. Da Lecce, grattino scaduto, nessun dietrofront da parte del comune. Da Tricase, morte alla Selcom, condannati Adelchi e Luca Sergio. Galatina, emergenza furti, gli abitanti del rione Italia pronti alle ronde. Squinzano, mafia e politica, dimissioni a metà, il Consiglio Comunale resta in stallo. La storia di un volontario 27enne di Ugento, Dario Basile, in Ruanda al servizio degli ultimi, la nuova vita del giovane che ha lasciato il lavoro, l'università e gli affetti. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere della Sera. Primarie, duello TV tra i candidati, Emiliano, avrei affrontato Nichi. Le alleanze trasversali, Boccia e il patto del tavoliere, con Fitto parlo solo di Juve. Cos'è cambiato da Tangentopoli? Poteri di signoria su appalti e atenei. Taranto, sfida del nuovo sud. Il ministro Franceschini è l'unica città spartana del mondo, può rinascere dalla cultura. La visita, seconda tappa a Matera, capitale europea, vittoria meritata. Ora è una scommessa per tutta l'Italia. Città insicure. Il flagello rapine Bari in vetta alle classifiche, bomba contro un negozio di Foggia. Ma su Ilva allarme di Confindustria, Renzi intervieni, in settimana l'offerta di Arcelor. Tra Sciaudone e un tifoso rissa sfiorata, tensione alle stelle, dopo l'addio a Mangia la società biancorossa punta su Davide Nicola. Poi Riccardo Muti al teatro Umberto Giordano di Foggia, i 10 minuti, i biglietti tutti esauriti, il comune ne compra 161. Spettacoli, dal carcere al teatro, a Lecce va in scena la compagnia di attori detenuti. Cultura, Rossi commenta Cassano, la politica di sinistra come un selfie con Razzi.
La scoperta, ecco la vasca battesimale riaffiorata nella chiesa di San Giovanni Rotondo. Passiamo al Corriere della Sera. Milano, scontri e feriti, pietre sulla polizia, la battaglia degli sgomberi. Il commento, la trincea della legalità. L'apatia tedesca, l'Europa spenta, mal comune, nessun gaudio. Economia e politica, Draghi, fate poco, non si cresce. Emendamento del governo alle norme sul lavoro, tensione tra il PD e Alfano. Le mosse della BCE per la ripresa, più impegno sulle riforme, pronti a comprare titoli di Stato. L'annuncio di Del Rio, deroga alla stabilità per i comuni alluvionati. Giustizia, la zavorra dei processi civili, 10 anni di arretrati. Terrorismo, i 3 boia dell'ISIS, dal Galles e dalla Francia. Scusate, Expo 2015, il millantatore di tangenti. Finge di dover spartire i soldi e propone alle aziende appalti per i padiglioni esteri, per i padiglioni stranieri. Parigi, progetto contestato, Verdi e Destra bocciano la torre di vetro. Tanzania, l'emiro che va a caccia fa spostare 80.000 masai. Vaticano, tornano allo IOR i 23 milioni di euro bloccati dai giudici. Andiamo alla prima pagina del Messaggero. Crescita, l'ultima carta di Draghi, il governatore della BCE, pronti ad acquistare i titoli di Stato per sostenere i paesi in difficoltà. Fondo BEI da 30 miliardi per il maxi piano dell'Unione Europea. Giappone in crisi, giù PIL e borsa di Tokyo. Jobs Act, lavoro, il governo modifica il testo, Renzi vuole la fiducia, nuovo centrodestra non ci sta. Sindacati contro l'esecutivo, statali, i contratti restano bloccati, Madia almeno per un altro anno. Il carteggio Italia-Unione Europea, l'incognita investimenti nell'Europa del disgelo. L'intervista a Robert De Niro, vi racconto papà, artista e gay. L'attore presenta a Roma il documentario sul padre. Il vice Renzi, Marino cambi squadra, serve una svolta per Roma. L'intervista è il numero 2 del PD, Guerini. I ritocchi non bastano, ce lo chiede la città. Patto di stabilità, maltempo, i comuni ottengono la deroga. La riffa del Papa per aiutare i clochard. I nuovi boia dell'ISIS venuti dall'Europa, 2 francesi e 1 gallese tra i carnefici scoperti nel video. Il libro da Babilonia al Colosso di Rodi, le meraviglie del mondo. L'evento al via ritratto di una capitale, Franca Valeri celebra Roma. Il riconoscimento, Totti premiato a Milano, penso ad un futuro da allenatore. La Gazzetta del Mezzogiorno, Galatina, troppi furti, residenti pronti a organizzare le ronde, singolare iniziativa degli abitanti del Rione Italia. Università, Bari, il divieto non vale per i ricercatori coniugi. Una sentenza del TAR riapre il caso Parentopoli. 1 milione di barili per la gloria di Allah. I soldi del petrolio arabo alla scuola islamica di Lecce. Governo, lavoro, Renzi gela Alfano. Il Premier, la riforma entro il 26 novembre, ma il nuovo centrodestra pronto a non votare l'emendamento. Passa la linea del PD sui licenziamenti, Sacconi ipotizza la crisi, allarme di Draghi, ripresa a rischio, si ferma anche la Germania. Reati e criminalità, a Matera e a Potenza l'Oscar della sicurezza, la Basilicata torna ad essere isola felice, male le pugliesi, si piazzano da metà classifica in giù, Bari fa peggio di tutte. Il Sud non è un paradiso abitato solo da diavoli, nell'articolo di Mimmo San Martino. E poi Berlusconi, l'autogol sul campo della cultura. Primarie di Puglia, teletregua a sinistra, divisioni solo su Vendola, Emiliano, Minervini e Stefano. La vignetta, Renzi, basta piangersi addosso. L'altro voleva smacchiare il giaguaro, riferito a Bersani. Quest'altro non vuole lacrime, riguarda appunto quanto ha detto Renzi. Franceschini, Taranto può rialzarsi come Torino. Il ministro dei beni culturali in visita anche a Matera. Il giallo, Napoli, mistero su una bomba, davanti alla Deutsche Bank.
Terrorismo, fra i boia dell'ISIS anche 3 giovani europei. Milano, nuovi scontri per le case occupate abusivamente. Gran Sasso, alpini pugliesi morti, corpi ancora nel burrone. Calcio, il Bari si affida a Nicola fino a giugno del 2016. Davide Nicola sarà il nuovo allenatore del Bari. Milano, arrestati 16 tifosi croati. Oggi a Genova si gioca Italia-Albania. E adesso andiamo a leggere le pagine interne del Nuovo Quotidiano di Puglia. Si parla del dibattito in TV in cerca di unità e dialogo, ma pesa il nome di Vendola. Su Telenorva il primo incrocio a 3, senza troppi scontri. Primarie, nel confronto a 3 voci, vince solo il fair play. A giudizio, il giudizio al centro di tutto gli ultimi 10 anni e i relativi risultati. I toni, niente attacchi, come è successo negli ultimi mesi. Emiliano, più concretezza, Stefano, grandi traguardi, Minervini, ora decolliamo. Il caso Berlusconi in cura da un amico di Fitto. E poi verso le primarie, Mirren, attrice da Oscar per il senatore Sell, dopo Winspear e Albano, la star e Taylor Hackford sostengono il candidato. La difesa dell'ambiente. Grande Salento unito, Trivelle un disastro, Gabellone, le province sapranno farsi sentire. La falesia a rischio con la tecnica Airgun, introna la regione, aiuti i piccoli comuni nella battaglia contro le multinazionali. L'intervista, il presidente di Confindustria Puglia, Domenico Favuzzi, chiede approfondimenti, è un tema complesso su cui confrontarsi. Bisogna stare attenti, il fatto che altri paesi acconsentano non ci mette al riparo dai danni. Intervista al presidente della Basilicata, Marcello Pittella è contrario a esprimere un no senza motivazioni. Il petrolio non diventi arma di lotta politica. Occorre evitare che l'Italia dica no, come al nucleare, e si trovi le centrali francesi poco oltre il confine. Il caso siderurgico, Confindustria a Renzi, indotto Ilva allo stremo, presto nuove proteste. Il commissario Gnudi, cerchiamo una soluzione. L'appello, Cesareo, presidente, ci dica se Taranto è davvero strategica per il paese. Il colloquio, i nostri imprenditori arrivano sempre in ritardo. Donato Stefanelli, segretario provinciale dei metalmeccanici della CGIL, dice è inutile annunciare azioni clamorose, ci dicano cosa vogliono effettivamente fare. La trattativa, Mittal è pronta l'offerta di acquisto, stretto riservo sui contenuti della proposta. Venerdì l'astensione, in corso le assemblee FIOM verso lo sciopero. La testimonianza, ho venduto già 2 case, faccio l'operaio per vivere. Un imprenditore ionico racconta, lo Stato continua a chiedere. E a proposito dell'offerta di acquisto della ArcelorMittal, i punti, la Bad Company e Copertura Parchi tra i punti da valutare. Le pagine di Lecce, prefettura e provincia, a Roma cortile senza auto, palazzi e funzioni simili, ma a Lecce si parcheggia. A Palazzo Valentini a Roma divieto totale alle vetture, a Palazzo dei Celestini le vetture sotto l'antico porticato. Vedete il confronto. E poi sosta gratuita tra le colonne dell'antico porticato. La festa Perrone a Matera 2019, una grande occasione di crescita per il Mezzogiorno. Mafia e comuni, il caso Squinzano. Inchiesta su boss e politica, la Metrangolo si dimette da presidente del Consiglio. Lascia la carica ma resta consigliere. Sono innocente, dice. Svolta dopo il pressing di maggioranza e vertici forzisti. Ho rispetto delle istituzioni. La mia funzione non può essere oggetto di dubbi di alcun tipo. Sono convinta, dice la Metrangolo, che presto dimostrerò la mia innocenza. Ho chiesto un incontro ai PM. In retroscena, l'assistente sociale e la casa, mai visto le cartelle cliniche, i verbali della donna che effettuò un sopralluogo per l'alloggio a Pellegrino, i controlli, non ero deputata ad eseguire
accertamenti di questo genere. Le disposizioni, il suo dirigente le disse che gli ordini del sindaco andavano eseguiti. L'ipotesi di scioglimento al vaglio della prefettura. Il sindaco Miccoli, sindaco di Squinzano, prende tempo. Vedremo se andare avanti. Domani dal prefetto il comitato sicurezza con Cataldo Motta. Il cantiere della discordia, statale 275, l'inchiesta si allarga a progetti e costi, la procura di Roma scava nelle carte dell'opera, al setaccio il tracciato del raddoppio a quattro corsie, se ANAS non sblocca l'opera chiederemo un commissario, oggi vertice a Roma con la società, l'avvertimento dei parlamentari, l'incontro Marti e Capone vogliono risposte certe, in campo anche Palese e Massa. Braccio di ferro, gruppo vincitore, nuovo ricorso, appalto, chiarezza dai giudici, il legale appunto della CCC torna al Consiglio di Stato dopo l'ultima sentenza. Il nodo, secondo l'avvocato Sticchi Damiani, restano molti dubbi, l'udienza se ne discuterà nel giro di qualche settimana. I ritardi, oltre 14 anni di attesa per appena 41 chilometri. La paralisi della giustizia, nuovo stop degli avvocati, saltano decine di udienze, terza settimana di sciopero, rischio caos in tribunale, 87% la media delle udienze rinviate per le astensioni, 15.000 euro la multa dell'autority. Il vertice, appunto l'intervento di Rodolfo Petrucci, cari colleghi fermiamoci, siamo isolati. Il vertice, edilizia giudiziaria, giardino incalza sindaco e prefetto. L'appello del presidente, per la cittadella ci vuole tempo ma servono soluzioni per l'oggi. Comune e viabilità, lite sul grattino scaduto, il comune, il caso torna in ministero, vertice sindaco prefetto dopo le tensioni, anche l'ANCI chiederà chiarimenti. I provvedimenti, il comune ritiene, ritiene legittime le multe a grattino scaduto, la prefettura no, valanga di ricorsi in vista. L'opera contesa, ex Massa esposto all'autority, cantieri. Pulizie per un anno e il castello Carlo V finisce impacchettato, transenne lungo il perimetro, resta il mercatino ma si perdono i parcheggi. A proposito dei parcheggi, inutilizzati quelli su via 25 Luglio e piazza Libertini. La sovrintendenza dunque avvia i lavori in queste zone. I gazebo, bancarelle spostate ma i commercianti potranno restare tutti. Obelisco, posti auto a tempo, la richiesta dei commercianti. Lecce è la città che cambia, Ateneo Islamico con i barili di petrolio, il progetto va avanti, Confime rilancia dopo l'addio all'ex manifattura, sintonia con il comune, ma ora risposte rapide. Le trattative con Red, patto saltato, ma non per colpa nostra, incontreremo il rettore e l'arcivescovo. La proposta di Paladini, finanziamenti dal Qatar e partnership con il Cairo. Associazioni, Maria Antonietta Tull, segretario nazionale, mutilati. I nodi dell'università, i Sufi da 5 mesi senza guide, duello per il dopo Sturlese. Mandato scaduto, oggi il Senato potrebbe riaprire il bando per le candidature. Il master e gli studenti fanno i tirocini negli alberghi, le novità, marketing e management nelle aziende, un nuovo bando. L'eccellenza, la scuola riconosciuta nel 2005, opera secondo la normale di Pisa, la scuola superiore Isufi. E poi l'incidente, medico in coma dopo lo schianto, si aggravano le condizioni dell'endocrinologo Gianni Formoso. L'impatto con la sua auto è uscito fuori strada sulla 101 Lecce Gallipoli mentre si recava a Nardò. Il furto fallito, i ladri scoperti e costretti alla fuga, sfuma il colpo alla tabaccheria. Armi e droga nascosti in casa, preso un 26enne, si tratta di Iari Castelluzzo, appunto fermato in un blitz delle agenti della mobile. Andiamo in provincia di Lecce, a Tricase, morte in azienda, condanna per Adelchi e Luca Sergio, 2 anni al genitore, 1 al figlio per l'incidente a Lisa Picozzi, sentenza a 4 anni dall'incidente nell'ex Selcom. La tragedia, la sfortunata giovane 31enne ingegnere cadde da un lucernario durante un sopralluogo.
amava la pallavolo, per lei c'è un memorial. Questo è il ritratto della vittima. La mamma, giustizia fatta, ma mia figlia non torna più. La battaglia, quel no deciso all'archiviazione, l'hanno uccisa e devono pagare. Nardò contesta al cameriere la pizza sbagliata e quello lo picchia. Drammatico sabato sera in un locale del centro di Nardò, colpito da un pugno in un occhio, il cliente è finito in ospedale. L'aggressione e la reazione è scattata al momento del conto. Novoli, preso con l'auto rapinata e una pistola giocattolo, andrà a processo abbreviato. Si tratta del brindisino Gianfranco Ugolini. Otranto, travolto e ucciso 82enne scooter, preso in pieno da un'auto durante un'inversione. Un anziano di Muro Leccese, la vittima del grave incidente che si è verificato sulla strada per Porto Badisco. E poi Ugento, in ape contro un'auto, grave un anziano, Damiano Cortese. Galatone, una burrasca di neve blocca il recupero degli alpini, si allunga la drammatica attesa dei familiari per riavere i corpi dei due giovani. Maglie, furti, droga e guida in ebbrezza, controlli a tappeto e 11 denunce. Salice, un'auto si incendia, le fiamme ne danneggiano altre due e tre case. Surbo, fallisce il furto in una tabaccheria. Maglie, i valori dello sport, incontro con Franco Causio. L'Equile, in visita quotidiano, 40 studenti. Veglie, caffè al veleno, ieri i primi sintomi sul pensionato. Resta ricoverato in ospedale il 60enne, indagata la moglie e gli investigatori attendono l'esito delle analisi chimiche. Porto Cesareo, lettera al ministro, quel consiglio non ha i numeri. L'incidente, camion si ribalta sulla statale Brindisi-Lecce, la 613, bloccata per ore appunto la superstrada Brindisi-Lecce, solo qualche contusione per il conducente, lunghe code e disagi per gli automobilisti costretti ad una deviazione. Lezzanello, alunni e maestri del lavoro tra cultura e antichi mestieri. Galatina, più controlli e forze di polizia per la sicurezza contro i ladri. Leuca, tra cucina e natura, l'agriturismo in vetrina ad Arezzo. Morciano, truffa all'INPS, abate russo a processo, rinviata ieri mattina all'11 maggio, la prima udienza. L'ipotesi della procura, contributi incassati per mobilità inesistenti, accusati l'ex deputato PD e il figlio vice sindaco a Patù. La difesa, il fatto non sussiste e lo dimostreremo presto. Monteroni, annullato il concorso per due vigili urbani. Il settore affari generali individua due errori e invalida i risultati della prova. Tutto da rifare. Parabita, iniziano i lavori sul basolato, traffico chiuso in via Serafino. Nardò, bracconaggio a Boncore, denunciato un cacciatore. Cursi, lavoro minimo di cittadinanza, le domande entro venerdì. E ora andiamo a parlare di calcio. Lecce a Benevento, non puoi sbagliare. Garzia e Bruno analizzano il momento dei giallorossi dopo il discusso pari casalingo col Catanzaro. Perdere il big match significherebbe scivolare a 7 punti dal primo posto. La squadra si perde nelle occasioni cruciali, quelle nelle quali conta la personalità. Miccoli, solo lui e Lerda sanno come stanno le cose. Stamattina la ripresa degli allenamenti per i giallorossi a Squinzano. Il derby contro il Martina si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 17. Ma naturalmente adesso bisogna pensare alla sfida col Benevento in programma domenica. Ora andiamo a leggere le pagine interne della Gazzetta di Lecce. Il progetto Khaled svela il piano finanziario. L'oro nero della Lega Araba finanzierà l'università islamica. Ci sono dietro i paesi esportatori. Per una volta, dice il presidente di Confime, il petrolio non sarà causa di guerre, ma di pace e dialogo tra i popoli. Nuovi siti top secret, avviati contatti con i proprietari di un edificio e con quello di un terreno con destinazione turistico-alberghiera nel perimetro urbano. Tramontata l'ipotesi ex BAT, avremmo valorizzato quell'immobile, un'occasione sprecata per pregiudizio. Il promotore dell'iniziativa sostiene che il comune preferiva un'altra destinazione d'uso.
Almeno 5.000 iscritti e borse di studio per tutti. Le lezioni si terranno in italiano, l'arabo sarà la seconda lingua. Sul piatto della bilancia ci sono 2 milioni di euro pronti ad essere investiti e una grande visibilità internazionale. Ora dicano chiaramente se ci vogliono oppure no. Ultimatum, se entro il 31 dicembre non ci saranno segnali, andremo altrove. Ci sono 5 città meridionali ed una capitale europea pronte ad accoglierci. No comment da Perrone in attesa degli sviluppi. Il sindaco non si è mai pronunciato a favore o contro l'iniziativa di Confime. Ad uno studente disabile il premio Fondo GOI, una tesi di laurea sulle strutture religiose dell'Ordine delle Benedettine. Il blitz, intervento della polizia. Nascondeva in casa droga, pistole e munizioni. Finisce in manette Iari Castelluzzo. Il sequestro. Gli agenti hanno ispezionato l'abitazione del giovane, trovando 150 grammi tra marijuana e hashish, una pistola automatica e 9 cartucce. Si allargano le indagini, oltre ad un bilancino di precisione, è scoperto anche un taccuino con nomi e numeri considerato di estremo interesse. Il sopralluogo, massima chiarezza sui canili. Ieri commissione itinerante congiunta, ambiente e controllo a Lovely per verificare la gestione della struttura e le condizioni degli animali. Foresio, capogruppo del PD, il comune spende una quantità importante di denaro pubblico. Iniziativa Marcia della Pace attraversando l'Italia da Reggio Emilia a Reggio Calabria con il consigliere John Impalisa si è fermato a Lecce. L'appello per il disarmo sarà rilanciato oggi a Calimera e Martignano. Sanità, vaccinazione contro l'influenza, parte la campagna di prevenzione, invito della ASL per affrontare l'epidemia invernale, ormai alle porte. Mobilità, indagine sul parco circolante, sono salentine le auto più giovani, con una media di 8,71 anni superano in freschezza tutte le cugine pugliesi. Il dato nazionale. Le vetture della provincia leccese sono mediamente più nuove anche rispetto a quelle che viaggiano sul territorio nazionale. Le più costose, le berline più prestigiose, si trovano però nel Barese, dove il valore di ciascun veicolo si attesta attorno ai 7.700 euro. Sanità, ASL, nomine in zona Cesarini, l'assessore deve sospenderle, l'interrogazione di Blasi. Riqualificazione, ex massa, il comitato di tutela è escluso dal tavolo istituzionale, il rammarico di Giovanni Seclì che presenta un esposto all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Xylella, appello negro e congedo, urgente un ristoro ai vivaisti danneggiati. Parcheggi, sosta e polemiche, multe per grattino scaduto, il comune non fa dietro front. Vertice ieri mattina tra gli amministratori e il prefetto Perrotta, il sindaco Perrone oggi riproporrà il caso al direttivo di ANCI. La questione, dalla prefettura la scorsa settimana era stato recapitato a Palazzo Carafa un atto di diffida sulle direttive ministeriali. La replica, secondo il primo cittadino leccese, le imposizioni da Roma riguarderebbero i comuni che non hanno regolamentato da sé. Il parere si è in attesa del pronunciamento del segretario generale. Torricelli, l'enigma del telepark. Matera 2019, grande festa col ministro Dario Franceschini, presente nella città dei Sassi, ieri sera anche il sindaco di Lecce Paolo Perrone. Maria Antonietta Tull, neopresidente dell'ANMIC, l'avvocato di Monteroni, è ora ai vertici nazionali dell'Associazione Mutilati e Invalidi Civili. La storia, solidarietà in Ruanda al servizio degli ultimi. La scelta, Dario Basile, 27 anni di Ugento, ha deciso di lasciare il lavoro, sospendere gli studi e recarsi in Africa. Un'opera di volontariato, lavora al fianco delle persone che tengono i corsi di formazione e si occupa del monitoraggio dei progetti di microcredito e delle adozioni a distanza. Mi sentivo vuoto dentro, ora invece sono soddisfatto di me a fine giornata. Ebola, solo poche ore le nazioni interessate dall'emergenza. Sono solo poche le nazioni interessate dall'emergenza. In cammino ponte con la Moldova. Al via un progetto tra la Fondazione Regina Pacis e l'Associazione Leccese Strada Facendo. Lo scrivo io, l'attualità raccontata dai giovani. L'Italia, paese vietato ai disabili, barriere architettoniche dovunque, disattese anche le leggi sul diritto al lavoro. Una bella festa per il nuovo anno scolastico. Lavoro e futuro, la donna e il soggetto debole. Questi alcuni temi affrontati dai giovani. Ragazzi,
Squinzano, Metrangolo si dimette a metà, niente presidenza, resta consigliere. Il pressing del sindaco ottiene i primi risultati, Marra resiste e rilancia, è lui che deve andarsene. Miccoli, il sindaco, dice: apprezzo un gesto ritenuto indispensabile, impensabile fino a poche ore fa, a proposito delle dimissioni a metà della Metrangolo, presidente del Consiglio. Nei verbali le accuse all'ex sindaco, un assistente sociale spiega ai carabinieri del ROS i retroscena che consentirono l'assegnazione della casa a Pellegrino. Mi hanno imposto di stilare quella relazione, ma non ne avevo titolo, mi occupo di minori. Galatone, ancora una notte al gelo, vano il recupero dei due alpini, neppure via terra è stato possibile raggiungere i corpi. Veglie, veleno nella tazzina del caffè, denunciata la moglie della vittima, affidata alla perizia per analizzare i residui sequestrati dai carabinieri. Galatina, troppi furti nel rione Italia, i residenti della zona pronti a organizzare ronde, riesplode la rabbia nel quartiere che da anni rivendica maggiori controlli. Nelle ultime ore due colpi in appartamento, è ora di fare qualcosa. Chiesto un presidio di vigili urbani e controlli frequenti di carabinieri e polizia. Nardò, la pizza è sbagliata e volano botte. Un medico radiologo aggredito da un parente dei titolari della trattoria dove stava trascorrendo la serata con amici. Dopo un pugno batte la testa contro il muro e si ferisce l'orecchio, medicato con alcuni punti di sutura. Nardò, ciclista investito da un ape car. Minervino, studente e spacciatore, finisce denunciato, nei guai per furto anche un operaio. Cavallino, razzie nelle edicole votive, i carabinieri sulle tracce di quattro statuette di Sant'Antonio, Santa Lucia e San Rocco. I ladri hanno agito tra le vie Lizzanello e Caprarica, forse per conto di qualcuno. Nardò, bracconaggio a caccia di specie protette, denunciato un 53enne. Salice Salentino, cortocircuito, l'auto va a fuoco e coinvolge altre due vetture. Otranto, scontro auto-scooter, muore un pensionato. Tragedia ieri mattina alle porte della città sulla litoranea per Santa Cesarea. Una donna di Novoli alla guida di un Alfa 156 non è riuscita a evitare l'impatto con il mezzo a due ruote che si stava immettendo sulla provinciale. Giuseppe Ruggeri, di 82 anni, è spirato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce poche ore dopo l'incidente. Ugento, schianto sulla via del mare, grave anziano contadino. Damiano Cortese ricoverato in prognosi riservata. La moto Ape carica di olive centrata dalla Ford Fiesta guidata da una quarantenne rimasta illesa. A lungo interrotta la circolazione. Lecce Brindisi si ribalta un tir, traffico bloccato sulla superstrada. Gallipoli, gli scolari tu per tu con il passato, scoprendo i tesori dei musei cittadini. Gallipoli, ritornano le Olimpiadi di storia, riflettori puntati sul Mediterraneo. Maglia Leuca, oggi il faccia a faccia con l'ANAS per tentare di sbloccare i cantieri. Incontro col presidente Ciucci, indagato proprio per la questione 275. Una delegazione di quattro deputati salentini a Roma, il PD incalza, opera necessaria. La battaglia legale, contratto valido, partano i lavori. Dopo la sentenza favorevole alla Matarrese, la CCC chiede chiarimenti al Consiglio di Stato. L'avvocato Sticchi Damiani, l'ente non può annullare l'appalto, altrimenti faremo ricorso. Tricase, Adelchi e Luca Sergio condannati per la morte della giovane ingegnere. La tragedia nel capannone della Selcom, due anni al patron, uno al figlio, assolto il datore di lavoro. Casarano, i volontari dicono stop, niente presepe vivente, amaro epilogo dei contrasti sulla sede. Andiamo in provincia di Brindisi, a Carovigno, scoperto deposito di merce rubata, un'autentica casba in quel casolare abbandonato. I militari dell'arma vi hanno rinvenuto di tutto, un giubbotto antiproiettile, trapani, pompe idrauliche e diversi altri oggetti, tutti sottoposti a sequestro. Ora si cercherà di capire chi sono i legittimi proprietari di tutti quegli oggetti. Francavilla Fontana, incendio nella fabbrica COS, danni ingenti.
Le fiamme sono sviluppate l'altra notte, distruggendo parzialmente il primo piano del capannone e un camion. Spetterà ora ai carabinieri stabilire se il rogo sia stato causato da un cortocircuito o se sia stato doloso. Latiano, sarà effettuata oggi l'autopsia sulla salma del 63enne morto in casa. Si spera che l'esame possa far luce sulle possibili cause del decesso. San Vito dei Normanni, aveva marijuana in casa, ventenne finisce nei guai. Ora parliamo di calcio. Lecce, più equilibrio in campo e fuori. La squadra deve e può crescere, ma ha bisogno di regolarità e di essere meno nervosa. Dopo aver raggiunto una certa continuità di risultati, alla vigilia della sfida contro la capolista Benevento, i giallorossi hanno bisogno di stabilità emotiva. L'approfondimento a un terzo del campionato, l'analisi per reparto degli aspetti positivi e delle cose che non vanno. Cominciamo dalla difesa, una difesa da record, c'è ancora tanto da migliorare. Per quanto riguarda il centrocampo, un centrocampo ben assortito ma va gestito. L'attacco, in un attacco di vecchi lupi, manca il bomber. L'allenatore, Lerda, grandi trovate e alcuni passaggi a vuoto. E ora andiamo a vedere che tempo fa in Puglia per la giornata di oggi. Il cielo si presenta poco nuvoloso sui settori centrali e settentrionali della Puglia, più nubi e anche piogge invece sul Salento, ma migliorerà presto. Temperature massime comprese tra i 18 e i 21 gradi, minime intorno ai 12-16 gradi, siamo sempre al di sopra delle medie stagionali. Per quanto riguarda la tendenza del tempo, per domani un ampio soleggiamento con cielo sereno e poco nuvoloso e poi per i prossimi giorni l'alta pressione prevarrà sulla Puglia, quindi garantendo giornate belle e soleggiate. E questa è una buona notizia. Grazie a tutti per la gentile attenzione. Ricordiamo il prossimo appuntamento con l'informazione per le 14:20 con la prima edizione del TG8. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.